prodotti più blasonati possono rompersi. Oggi c'è un modo magari diverso di affrontare il problema, vediamo quale. Nel nostro breve filmato vi racconteremo una storia vera che vi lascerà riflettere su come in futuro approcceremo il tema della riparazione e della manutenzione. Questo collettore di aspirazione di un Audi A5 Turbo aveva smesso di lavorare in modo corretto. Il problema consisteva nella non corretta apertura della valvola di emissione dell'aria che usciva spesso dalla propria sedia. L'assistenza ufficiale del marchio ci consigliò di sostituire l'intero collettore, ma a nostro avviso esisteva un modo più semplice per risolvere il problema. Così abbiamo pensato di usare le nostre competenze e la nostra capacità produttiva per riparare il guasto impedendo alla valvola di fuoriuscire. Dopo aver progettato e prototipato un nuovo componente in grado di mantenere la valvola in sede e farla lavorare correttamente, l'abbiamo testato per essere certi che fosse resistente allo stress termico a cui il motore l'avrebbe esposto. Una volta montato il nuovo componente, il motore ha ripreso a funzionare normalmente in maniera corretta. La tendenza del design contemporaneo ingloba funzioni e componenti in oggetti sempre più unici, in scocche sempre più uniche. La questione però che si solleva è quella appunto della manutenzione. Nel momento in cui un pezzo, una piccola componente si rompe, dobbiamo sostituire tutto quanto il pezzo. La Digital Manufacturing consente a chiunque abbia un minimo di competenze di poter intervenire su oggetti e diciamo, prodotti molto complessi e industriali in maniera totalmente sostenibile.